Scatta ora la finalissima maschile Under 14 con Ponti al servizio. Molto bravo Gnani a pescare con un lob chirurgico il rovescio dell'avversario, 0-15. Ultimo atto quindi della kermesse maschile Under 14 che vede per protagonisti Alex Agirelli in maglia fluo e Riccardo Ponti, fratello di Edo, al servizio, che affrontano Gioele Gnani in divisa nera, capelli biondi, e Simone Tampieri. Hanno eliminato in semifinale rispettivamente Simone Mazzanti e Filippo Leonardi e Leonardo Russo e Niccolò Porcedda. 30-15, due punti consecutivi per Ponti al servizio. E 30 pari con lo smash vincente di Tampieri. Tampieri Gnani si completano alla perfezione, molto tecnico Gnani, giocatore di destra, più potente Tampieri. In contemporanea, ricordiamo, si sta disputando la finalissima femminile Under 14. Il lungo, intenso e interessante programma di giornata presso la struttura della Top Sand del Country di Bologna andrà a completarsi con la finale femminile Under 16 e la finale maschile Under 18, mentre con incisività e con costanza tiene un punto importante Alex Agirelli, 40-30. Servizio vincente di Ponti, un game a zero, mantiene il proprio turno di battuta Riccardo Ponti. Bravissimo Gnani a chiudere con lo smash, 15-0. Chiamato intanto il fallo di piedi a Tampieri, 15 pari. Smash incrociato vincente di Tampieri, si distende a Girelli ma non riesce a intervenire. 30-15. Errore di Gnani con il rovescio, 30 pari. Lascia andare il braccio a Girelli ma non riesce a inquadrare il rettangolo di gioco, 40-30, due opportunità di pareggiare i conti in avvio di set. E stecca lo smash Ponti, siamo 1-1.
Alex Agirelli. In battuta viene chiamato il fallo di piede. 0-15, aveva fatto ace. E 0-30 con il monofallo. Non si gioca in questo avvio di terzo game. Capolavoro di Gioele Gnani. Muove l'avversario, chiude con lo slice. 0-40. Lungo l'ingresso di dritto di Ponti, break a 0, due game consecutivi conquistati da Gnani Tampieri che conducono le danze 2-1. Lungo il lob di Ponti, 15-0. Si completa il giro al servizio con Gioele Gnani in battuta. Fallo di piedi, ma era anche lungo il tentativo di battuta, 15-15. E 15-30, bravissimi Agirelli e Ponti a far muovere Gnani e non riesce nel tentativo estremo in tuffo. Gran difesa di Gioele, poi la chiusura di Alex Agirelli per il 15-40, tre palle break in arrivo. Chiude con lo smash Agirelli, tutto parte da una grande risposta di Alex. Break e contro break, siamo 2-2. Finisce fuori giri col bilanciere Gioele Gnani, 15-0. In precedenza Riccardo Ponti ha mantenuto il proprio turno di servizio. Lunga la battuta, 15-15.
Bravo Alexa Girelli a salire in cielo, agganciare la palla e ottenere un punto prezioso per il 30-15. Servizio vincente in zona di conflitto 40-15 e tre opportunità di mettere il naso avanti per Girelli Ponti, che si sono trovati sotto 2-1, ora hanno la possibilità di conquistare il secondo gioco consecutivo. Vincente il lob di Riccardo Ponti. Siamo 3-2 al cambio di campo. Chiamato intanto fallo di piede a Tampieri. Sono già molti i falli di piedi segnalati dal giudice di sedia. 0-15. Gran smash di Ponti per lo 0-30. Provano a mettere la freccia Ricky ed Alex. Lungo lo sky lob da parte di Alex, 15-30. Pari col servizio vincente di Tampieri. Guizzo importante da parte di Simone Gioele, che vogliono rimanere aggrappati, agganciati agli avversari. È lungo il pallonetto di Tampieri, 30-40, due palle break in favore di Agirelli Ponti. Arriva però la decisione irreversibile del giudice di sedia che assegna il punto a Tampieri, 40-30 quindi. Lascia andare lo smash ma colpisce scoordinato a Girelli. Siamo tre giochi pari. Ace di Girelli, 15-0. Lungo il tentativo di smash di Riccardo, 15 pari. Miracolo difensivo da parte di Alex Agirelli, che va a agganciare una palla proprio nel pressi dell'incrocio delle righe e ottiene un punto fantasmagorico per il 30-15.
30 pari. Serve direttamente al corpo di Gnani, ottiene il servizio vincente, 40-30. E game conquistato con un turno di battuta molto solido da parte di Alex Agirelli, 4 giochi a 3 al cambio di campo. Gioele Gnani al servizio, ottavo game del primo set, 4 giochi a 3 per Agirelli Ponti. Eccesso di generosità in questo caso per Alex, che toglie la palla dalla comfort zone di Riccardo Ponti, spedisce lungo il pallonetto, 15-0. Giocata d'autore da parte di Alex, palla corta ben mascherata, 15 pari. ...15-30 con la chiusura in parallela, utilizzando un termine pallavolistico di Agirelli. Gran difesa di Agirelli, poi lascia andare uno smashing slice che cade esattamente nel 7 per il 15-40, che significa 3 opportunità di volare sul 5-3 per Agirelli Ponti. In questo momento Agirelli decisamente in palla, gli ultimi game hanno avuto la sua indelebile griff e si conferma in grande spolvero Alex, chiude con lo smash, siamo 5-3 e Riccardo Ponti andrà ora al servizio per chiudere il primo parziale. ...0-15. Fuori lo smash di Tampieri, 15 pari.
E 30-15 con una palla alta giocata timidamente da Tampieri, che tocca il nastro e si ferma nel proprio campo a due punti dalla conquista del parziale. Riccardo ed Alex. Colpisce male lo smash Gioè Legnani, 40-15, 3 palle set in arrivo. Lob in controtempo di Agirelli, la palla è caduta proprio un paio di centimetri a lato della riga. 40-30. Difende l'impossibile Gnani, nulla può però sull'ultimo attacco degli avversari. Si chiude il primo parziale, 6 giochi a 3 per Agirelli Ponti. Ricordiamo che il match si svilupperà sulla formula dei 2 set su 3 con long tiebreak in caso di un parziale a testa. Inizia il secondo parziale. ...15-0 con la palla corta che si spegne in rete. Gran bello scambio e punto esclamativo finale di Alex Agirelli per il 15 pari. Monofallo, 15-30.
In rete il tentativo di smash di Agirelli dopo una grande difesa di Gnani. Palla in zona di conflitto da parte di Ponti, molto intelligente. Fuori la difesa con il rovescio di Gnani, c'è il break. 1-0. Zero 15, lo schema era perfetto, non è riuscito però. Lungo il tentativo di lob di Simone Tampieri, 15 pari. Lunga la battuta in zona 2 di Ponti, 15-30. Colpisce il nastro, lo smash di Alex Agirelli, arrivano bene 3 palle break in favore di Gioele e Simone. Annullata la prima con un servizio molto solido a pescare il dritto di Gnani. È annullata anche la seconda con lo stesso schema, battuta in slice a pescare il dritto di Gioele, secondo killer point di fila. Capolavoro da parte di Riccardo Ponti, che lascia andare il braccione, 3 punti consecutivi con il servizio da parte di Ricky. Siamo 2-0 per la coppia che ha vinto il primo parziale. Fuori lo smash di Agirelli dopo uno scambio di Brodini, non riesce a trovare il rettangolo opposto Alex.
grande risposta di Riccardo Ponti, 15 pari. E 15-30 con il monofallo. Non piega a sufficienza le gambe in difesa Ponti. Lo smash di Gioele Legnani risulta decisivo per il 30 pari. Prima lavora di Cesello Alex Agirelli, poi lascia andare il braccio a Riccardo Ponti per il 30-40. Due opportunità di volare sul 3-0 nel secondo set per Riccardo e Alex, che hanno conquistato 6-3 il primo parziale. Lavora di sventaglio, ma si difende bene Gioele Legnani. Interviene di muretto a Girelli, ma non riesce a inquadrare il campo. Questo secondo set solo killer point in arrivo, il terzo consecutivo, non c'è 2 senza 3, vediamo chi lo vincerà. Gran palla di Riccardo Ponti che va a arpionare la sfera e la manda perfettamente lungo linea. Siamo 3-0 nel secondo set con 3 killer point conquistati da parte di Agirelli Ponti, che si sono dimostrati perfetti sui punti decisivi. Gran bordata in slice da parte di Agirelli, non riesce a ricevere Legnani, 15-0. Come Penelope fa e disfa con la propria tela Alex Agirelli, primo servizio vincente e poi un monofallo per il 15 pari. Lavora bene, la pallina da basso. Gancetto vincente per il 30-15. E ora l'ace, 40-15. In questo caso pretende troppo dal suo immenso talento Alex Agirelli, tentativo di cross stretto,
alla lato 40-30. Brodino in rete di Riccardo Ponti e non ci facciamo mancare niente perché siamo al quarto killer point in altrettanti game in questo secondo set. Tutti e tre i primi sono stati appannaggio di Agirelli Ponti. Formazione AI, serve dal centro. E mette a segno uno straordinario ace. Quando la palla scotta si è dimostrato infallibile il duo Agirelli Ponti, che conduce 6-3-4-0. Bilanciere vincente di Alex 0-15. E 0-30, un po' di scoramento ora per Gioele e Simone, che hanno giocato alla pari tutti i game questo inizio di secondo parziale, però cedendoli al killer point. Finisce fuori giri Riccardo Ponti con lo smash, 15-30. Pallonetto molto profondo, non riesce a coordinarsi al meglio Tampieri. 15-40, arrivano tre palle break, tre opportunità di volare sul 5-0 per Agirelli Ponti, che hanno preso largo a metà primo set e ora non si fermano più. Vincente col bilanciere Alex 5-0. Quindici-0 con l'ace da parte di Riccardo Ponti, a tre punti dalla conquista del titolo tricolore, Alex Ricchi.
Bravo Tampieri a pescare la zona di conflitto per i 15 pari. Gran bella rice da parte di Tampieri, due punti suoi per il 15-30. Con l'aiuto del nastro e di conseguenza della dea bendata ottiene un punto prezioso Riccardo Ponti, 30 pari a due punti dal match. Ponti a Girelli. Arriva il monofallo 30-40. E 5-1 con un'altra grande risposta di Tampieri. Siamo 5 giochi a 1 e ora il turno in battuta di Gioele Gnani. Monofallo per Gioele. È 0-30 con l'ingresso di Ponti Vincente. Non riesce a trovare continuità al servizio Gioele Gnani. 0-40, arrivano in match point le possibilità di conquistare il titolo tricolore per Agirelli e Ponti. Basta la prima con il punteggio di 6-3-6-1. Alex Agirelli e Riccardo Ponti sono campioni italiani indoor 2023 nella categoria doppio maschile under 14. Al secondo posto si classificano quindi Gioele Gnani e Simone Tampieri. Il programma ricchissimo della giornata proseguirà tra poco con le finali femminili.